Buonasera a tutti e benvenuti al 156esimo mercoledì di Nexa. Il titolo generazione, il progetto Sifis Home. A parlarcene sarà il coordinatore del progetto europeo Sifis Home, che è Andrea Saracino. Andrea è ricercatore presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR ed è esperto di sicurezza e sistemi mobili distribuiti con focus su intelligenza artificiale e modelli di fiducia distribuito. Ha seguito prima di Sifis Home anche diversi altri progetti europei. Ringraziamo Andrea di essere qui. Io ricordo chiunque è collegato da remoto che partecipando dentro la stanza virtuale si accetta poi di essere parte della registrazione dell'incontro che verrà distribuita sui canali del centro Nexa. Ne approfitto anche per anziché fare il solito giro di tavolo, visto che stasera siamo al momento abbastanza ridotti come numero. Insieme a me nella stanza ci sono Anita Botta e Giacomo Conti del centro Nexa, Marco Rondina, dottorando del Dipartimento di Automatica e Informatica, e Luca Ardito, ricercatore docente del Dipartimento di Automatica e Informatica, anche membro del progetto Sifis Home. A questo punto lascio direttamente la parola ad Andrea. Grazie mille sia della presentazione che dell'invito. È sempre un piacere venire qui al Politecnico di Torino, a parte che è l'ambito di cui mi occupo ormai da una decina d'anni, sicurezza di sistemi mobili e distribuiti, e la ricerca di sistemi sempre nuovi, di impatto, dove applicare queste tecnologie di ricerca. Siamo cascati sul campo della smart home e vi assicuro che il fatto che sto rifacendo casa in questo periodo non c'entra assolutamente nulla con la scelta. E io volevo iniziare un po' la discussione, questo intervento. Mi ricordo che il programma di oggi dovrebbe essere quello di fare una presentazione e poi comunque sia ci sarà tutta una parte di discussione panel, però io vi incoraggio, con l'autorizzazione chiaramente dei padroni di casa, che a rendere la cosa per quanto più possibile dinamica, cioè se c'è un punto in cui vogliamo fare discussione, parlare di qualcosa, sentitevi liberissimi di fermarmi. Discutiamo volentieri. Allora, sicurezza e privacy nei sistemi smart home, che riescono ad andare, non è assolutamente colpa di chi vorrebbe utilizzare la tecnologia della smart home, ma anche di chi fornisce servizi spacciandoli un po' come servizi di smart home, anche se in maniera impropria. E probabilmente, diciamo, quanto che viene in mente un po' questa figura, a parte la casa molto moderna, però una serie di sensori e attuatori, quindi telecamere, sensori di movimento, controllo di energia, una meteo station, che cosa fanno? Perché abbiamo tutti questi dispositivi dentro casa? A parte per farci intelligente, una versione un po' più avanzata di quello che possiamo dire in maniera automatica, come ci viene fornito questo servizio. Che vuol dire effettivamente smart? Vuol dire, io definirei una casa veramente smart nel momento in cui la casa è in grado di prevedere una nostra necessità e fornirci quindi un servizio sulla base di questa previsione. Facciamo un po' di numeri. Questo è la market penetration delle tecnologie smart home negli ultimi anni. Come potete vedere, sono dati abbastanza affidabili. Quello che vediamo è che c'è una crescita esponenziale. Chiaramente i numeri sono in milioni di utenze. Vediamo una crescita che nel 2022 si attesta intorno ai 14 milioni di case smart
a livello mondiale. È un mercato che è tirato principalmente dal mercato americano, dove in un modo o nell'altro sono molto abbastanza più avanti di noi in Europa. E non mi nascondo che uno dei motivi è anche per il concetto che hanno lì in America di casa, che sono case molto più semplici proprio a livello strutturale. Immaginatevi da noi dover installare dei dispositivi smart all'interno di una casa, vuol dire fare dei lavori anche abbastanza pesanti. In genere sostituire anche soltanto degli avvolgibili, delle tapparelle con degli avvolgibili smart, ha un costo notevole, perché bisogna mettere chiaramente gli avvolgibili motorizzati e portare tutta una serie di cablaggi, che in genere vuol dire spaccare pareti e fare interventi anche abbastanza interessanti. In America, nella maggior parte dei casi, questo vuol dire togliere un pannello di cartongesso, passare un filo, rimettere il pannello di cartongesso, stuccare e il lavoro è fatto. Quindi diciamo che in Europa ci troviamo anche in un mercato un pochino più svantaggiato. Ciononostante, si sente sempre più parlare di questo smart home. Però qual è l'idea che abbiamo noi oggi per il smart home? Quando io dico ho un dispositivo smart dentro casa, molti, diciamo non esperti del settore, secondo mio cognato, mi dice: ah, noi abbiamo la casa smart, abbiamo Amazon Alexa, che con cui controlliamo le luci del piano di sopra. Ora pensiamo un attimo a questa cosa che abbiamo appena detto. Alexa con cui comando le luci del piano di sopra, vuol dire io utente do un comando vocale: Alexa, accendi le luci della camera da letto. Alexa risponde ok e le luci si accendono. Alexa spegne le luci in camera da letto, le luci si spengono. Tutto bellissimo, l'effetto wow è garantito per i primi 10 minuti. Quando finisce l'effetto wow? Quando ci rendiamo conto che alla fine abbiamo sostituito l'interruttore con un comando vocale di base. E quindi tutta quella bella favoletta che vi ho detto prima, il fatto della casa che è in grado di prevedere i nostri bisogni, la casa automatica, non si può effettivamente quindi parlare di smart home soltanto perché abbiamo dentro casa Alexa, Google Home o qualsiasi surrogato di queste tecnologie. E il mercato già se ne sta accorgendo, come vedremo a breve. Infatti, queste, vedete, sono alcune delle tecnologie che si trovano, sempre secondo i dati, questo è un grafico aggiornato al 2019, di quelli che sono i dispositivi considerati smart. Guardate un po', cosa ci sono? Smart speakers, quello è la maggior parte, tralasciando la barra dei non audible, quindi dentro casa non ho nessuno di questi dispositivi. La maggior parte, vedete, smart speaker, Amazon Echo, la smart speaker di Amazon Alexa, un 10% multi-room entertainment, quindi avere tanti speaker tutti collegati. Notare che questo spesso e volentieri vuol dire avere un Alexa per stanza, banalmente. Energy management, quindi gestione dell'energia. Ecco, questo qui già abbiamo i termostati connessi, per esempio. Come funzionano questi dispositivi qui? In genere funzionano che possono essere controllati dallo smartphone. E già hanno delle funzionalità aggiuntive perché vi permettono di riconoscere se lo smartphone è dentro o fuori casa, building safety e così via. Però ecco, guardate, effettive applicazioni smart se ne vedono ancora pochine, siamo sicuramente sotto il 10% della market penetration. Uno dei motivi per cui si tende a fare questa confusione è perché il termine smart home a volte viene anche poi confuso con un altro paradigma un po' più vecchio, che è quello della, in inglese la chiamano home automation, in Italia è quello che chiamiamo domotica. Sentite qualcuno parlare di domotica classica? Che cos'è la domotica? La domotica vuol dire avere un impianto elettrico dedicato, un impianto bifilare, che
tramite della circuiteria dedicata è in grado di controllare veramente in maniera automatica alcune interfacce, alcuni dispositivi all'interno della vostra casa, avvolgibili, luci, controllo accessi, quindi controllo delle porte e così via. Quali sono i problemi di quest'altro paradigma? È che va molto a limitare oggigiorno l'idea di come far penetrare la smart home in Europa e in Italia in generale. Abbiamo detto, si basa su un impianto dedicato, e quanto parliamo di impianto dedicato, ripeto, siamo in Italia, vuol dire che io la domotica la installo se e solo se devo fare i lavori di ristrutturazione. Questo perché avrò bisogno di spaccare tutti i muri della casa per fare le tracce, per far passare tutti questi vari fili dedicati per queste funzionalità. Hanno un pannello di controllo centralizzato di proprietà del sistema, del fornitore del sistema di domotica, altissimi costi per l'installazione e anche per la manutenzione. Immaginate, non funziona più un filo, è andato un filo, si è ammaiato, bisogna fare di nuovo, spacca il muro, accedi di nuovo ai fili e sostituisci. Richiesta di personale dedicato per la configurazione. Qual è il vantaggio che abbiamo qui? Che qui veramente abbiamo un sistema completamente automatizzato. C'è un sistema che una volta è configurato farà tutto da solo. Avremo gli avvolgibili che si abbasseranno a una certa ora del giorno, si alzeranno un'altra e così via. Qual è la differenza allora che abbiamo invece tra la domotica e quelle che andiamo a chiamare smart home di nuova generazione? Smart home di nuova generazione sono quelle case in cui abbiamo un insieme di dispositivi che forniscono tutti questi servizi intelligenti in maniera automatica, comunicando l'uno con l'altro, utilizzando però nient'altro che protocollo di rete internet, quindi senza bisogno di avere un impianto dedicato. Il controllore ci sostituisce la centralina di controllo che abbiamo nella domotica classica con in genere uno smartphone o un tablet, e l'installazione, tutto quello di cui avete bisogno è un paio di fori nel muro per attaccare i dispositivi a parete e la disponibilità di una presa di corrente, in genere a 12 volt, per alimentare questi dispositivi. Nella maggior parte dei casi, cioè, le smart home, le prime soluzioni commerciali che stiamo vedendo di smart home, continuano però ad avere un paio di problematiche. La prima è la necessità di connessione internet. Tutti i dispositivi vengono controllati tramite internet, passaggio obbligato, cioè il comando deve uscire dalla casa e poi rientrare per comandare effettivamente i vari dispositivi, e per molte soluzioni hanno la problematica del single point of failure. Che cos'è il single point of failure? Non è una maledizione, ma è una delle problematiche che abbiamo a livello di sicurezza negli ambienti distribuiti. È quel problema in cui tutta la funzionalità, tutta l'intelligenza di un intero sistema si trova su un singolo dispositivo. Se quel dispositivo casca, casca l'intero sistema. Ed è esattamente quello che abbiamo nelle prime soluzioni commerciali di smart home. C'è un dispositivo centralizzato, in genere prende il nome di gateway, questo dispositivo perché, prima di tutto perché è il dispositivo che dalla connettività internet anche al resto della casa. In genere ci sono dei router smart che agiscono anche da gateway per la smart home, e all'interno gira tutto il software che controllerà tutti i vari dispositivi, esattamente come si faceva nella domotica classica con una centralina dedicata. Perché un dispositivo, un gateway, potrebbe non essere più disponibile da un momento all'altro? Problema 1: casca la connessione internet di casa. Laggiù la portante, quel dispositivo non è più in grado di ragionare per conto suo. Può essere attaccato. Il primo bersaglio dei primi attacchi che sono stati fatti sulle smartphone sono i gateway. È ovvio, nel momento in cui io voglio attaccare il sistema,
tutta la funzionalità è lì, riesco a prendere il controllo del gateway, nel migliore dei casi non funziona più niente, nel peggiore dei casi, che è quello lì in cui io attaccante riesco a capire come funziona il gateway, qual è il protocollo, comincio a mandare comandi a caso e vedo come fare a bruciarti casa. Ecco, da qui, se volete, c'è l'elemento che ci dovrebbe far riflettere dal punto di vista della sicurezza, che noi che lavoriamo nel mondo della sicurezza, ingegneri informatici puri, alla fine dice ok, c'è stata una problematica di sicurezza, che è successo? Mi hanno rubato i dati, mi hanno rubato le credenziali, blocca le carte, blocca tutto, cambia scheda SIM, belle rotture di scatole, però alla fine rimane tutto confinato o all'interno di un telefono o all'interno di un computer. E qui invece ci troviamo in un sistema dove, se già soltanto se cominciamo a controllare le avvolgibili in maniera casuale, alza, bassa, alza, bassa, alza, bassa, a parte la rottura di scatole per chi sta dentro casa, abbiamo un bel consumo di corrente, un motorino consumerà corrente sia quando va giù che quando va su. Due, se non ci sono controlli, c'è qualcuno che sta passando in quel momento, sta uscendo fuori dal balcone, rimane bloccato tra la finestra e la serranda. Caso che uscì un post su Twitter un paio di mesi fa di una casa dove avevano installato tutti questo dispositivo di smart home, con i proprietari anche di una certa età, e la situazione nel giro di due ore è finita con dall'installazione a due ore più tardi, con la signora che era rimasta fuori al balcone a lanciare imprecazioni a chiunque passasse, il marito della signora che non era a casa in quel momento e malediceva al telefono tutti quelli che gli avevano detto di installare la smart home, le luci in casa impazzite che si accendevano e si spegnevano, e questa tapparella che non si riusciva più a tirare su, quindi la signora è rimasta fuori al balcone fino a un intervento veramente fisico che hanno dovuto spaccare tutto. Un attacco, questo è stato? No, questa è stata una misconfigurazione, questo caso qui. Però, come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro, no? Quindi, nei momenti in cui ci si rende conto che si può controllare questa cosa qui, ora se si parla tanto di ransomware, immaginate i momenti in cui, se vuoi rivedere tua moglie in casa, paga 500 euro e ti sblocchiamo la tapparella. Poi il signor Asternato magari dice no, sta tanto bene fuori, io disposizione di tutta la casa per conto mio. Però insomma, immagino che avete capito qual è la problematica. Ora, questo è l'esempio della tapparella. Il problema è che l'occasione fa l'uomo ladro, cioè non una parte, poi c'è il diavolo che fa le pentole e non fa i coperchi. Nel nostro caso il diavolo che fa le pentole è quello lì che ha cominciato a sviluppare i frigoriferi smart. Quindi i frigoriferi dove dovete controllare tutte le funzionalità, quindi accensione, spegnimento e temperatura, totalmente da internet. Guardate la Samsung, l'LG, ne hanno quanti ne volete di questi dispositivi. La cucina smart, la smart stove, cioè col piano di cottura a induzione, ma anche con la fiamma, completamente controllabile via internet. Genio del male, chi ha inventato anche il rubinetto smart, che ha due API, un API che ti permette di controllare apertura e chiusura del proprio del rubinetto, del faucet, dell'oggetto dell'acqua, e un altro API che ti permette di controllare apertura e chiusura della pletta, e dello scarico del lavandino. Ora, non ci vuole, penso, una grande immaginazione a capire che cosa può fare una mente neanche troppo malata, ma che semplicemente vuol cercare di prendere il maggior beneficio dall'attaccare una casa. Quindi io entro dentro casa, ti do 10 minuti, se entro 10 minuti non mi paghi, io attacco, butto giù la piletta, apro il rubinetto, tutto allagato, migliaia e migliaia di euro di danni, senza considerare i danni che puoi fare anche ai vicini. Quindi la ricetta per il disastro è servita. Altro dettaglio, scusate se vado di dettaglio in dettaglio, ma alla fine credo che riusciremo ad arrivare a costruire un quadro completo. Prendiamo il caso del rubinetto smart.
qualcuno ha detto, dice ok, bisogna riempirlo di acqua calda, così quando torno ci butto dentro le patate. Perfetto. Abbasso la piletta, apro il rubinetto, muore il gateway. Che succede? Che nessuno comanda più il flusso dell'acqua. Il flusso dell'acqua è rimasto aperto, acqua continua a scorrere, addio. Ecco perché non vogliamo che tutta l'intelligenza della nostra casa si trovi su un singolo dispositivo. Questo, se volete, è un po' perché si è messo all'inizio su un singolo dispositivo, a parte per l'idea, sì, abbiamo un dispositivo da controllare, c'è qualcosa che non funziona, andiamo lì e siamo tranquilli. L'altro motivo, mi verrebbe da dire, che è un po' per deviazione professionale di quello che si faceva quando avevamo la domotica classica. La domotica classica c'era la centralina, questo strumento qui messo nella parete che controllava tutto, tutto centralizzato. Certo, lì sei su un impianto separato, bifilare, protetto da impulsi elettromagnetici, qualsiasi cosa, non ci può installare nessun tipo di software. Un sistema inattaccabile, un sistema chiuso, isolato. Qui ci troviamo invece in dei dispositivi che parlano via internet e ricevono comandi via internet. Che vuol dire comandi via internet? Vuol dire pacchetti. Abbiamo capito il protocollo, centriamo e facciamo quello che vogliamo. Questa è l'architettura invece dove vogliamo arrivare, che è quella lì che veramente intendiamo per le smart home di nuova generazione. Qui vi faccio una breve introduzione adesso e la dettaglieremo tra qualche minuto. Vedete, abbiamo un dispositivo centralizzato, gateway, qui con il simbolo di home assistant, non è un caso, tutta una serie di dispositivi di input e output, non so perché la E è andata a capo senza motivo, ma facciamo finta che non sia così. Vedete, controllo di temperatura, luce, telecamere, smart TV, interfacce con cui possiamo collegarci, internet che ci darà una serie di servizi. Ecco, vediamo già qui una prima differenza. Il gateway, sì, è ancora il centro di tutte le comunicazioni. Nel momento in cui muore il gateway, noi non controlliamo più né questa lampadina, né questa telecamera, né il televisore. Se però l'intelligenza cominciamo a spostarla su altri dispositivi, tipo questi qui che abbiamo chiamato smart device, che cosa succede? Succede che sì, il gateway potrà cascare, però magari un tot di funzionalità, tipo il controllo della temperatura, potrebbe ancora andare avanti nell'ipotesi in cui non abbiamo bisogno di connessione internet. Vi lancio questa piccola provocazione, teniamola lì, arriviamo a vedere come ci può essere utile. Quindi, smart home di nuova generazione. Stiamo parlando di dispositivi che sono in grado di agire in maniera autonoma. Questo fu un protocollo che venne studiato verso il 2010, standardizzato da Lezzi, veniva chiamato machine to machine, per intendere quelle comunicazioni tra dispositivi senza bisogno dell'intervento umano. Ecco, la smart home di nuova generazione è esattamente questa, dei dispositivi che sono in grado di funzionare anche senza l'intervento umano. A differenza da machine to machine, dove l'umano non è proprio considerato l'utente fisico, la persona. In questo caso qui noi abbiamo dispositivi che chiaramente riceveranno dei comandi dall'utente, ancora vogliamo avere la possibilità di controllare a nostra volontà l'accensione e spegnimento della luce, però avere poi tutta una serie di funzionalità che funzionano in maniera automatica. E attenzione, questo è l'elemento importante, per fornire questi servizi lo facciamo mediante la comunicazione diretta tra dispositivi, cioè saranno i dispositivi che parlandosi l'uno con l'altro diranno quello di cui hanno bisogno in quel momento, un determinato valore come può essere la quantità di luce nella stanza, la temperatura, e sulla base di questo sapere come reagire, avere un'azione che quindi può essere programmata totalmente via software. Questo è quello che ci permetterebbe veramente di anticipare, prevedere le necessità dell'utente, la possibilità di reagire ai cambi di contesto, quindi a quello che sta succedendo intorno a me, sia il passaggio di una persona all'interno di una stanza,
sia il cambio di temperatura fuori, il ciclo giorno-notte, così via. Per gestire la complessità di queste applicazioni, che poi, come potete immaginare, man mano che aumentiamo il numero di dispositivi controllati, possono aumentare esponenzialmente anche le applicazioni di cui possiamo fare uso, uno strumento che sta diventando praticamente fondamentale è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questi sono alcuni dei smart home services che vogliamo fornire tramite questi dispositivi. Sorveglianza video, quindi controllo di quello che sta succedendo dentro casa in determinate ore del giorno. Gestione smart della temperatura, quindi, scusate, dell'energia mediante cosa? Gestione della temperatura, inutile che, per esempio, raffreddi una stanza d'estate che abbia la finestra aperta. Soltanto sprecando energia. Gestione smart delle light, delle luci. Mi trovo in una stanza in cui non c'è nessuno, questa stanza ha la luce accesa, dopo un po' di tempo possiamo spegnere la luce. Chiaramente non vogliamo che la luce si riaccende perché passa l'utente e saluta al sensore di presenza per dire ci sono, accendi di nuovo. Gestione del comfort in generale, parental control, cioè stare attenti a cosa fanno i minori dentro casa. Non pensate in maniera morbosa in cui vogliamo controllare cosa stanno guardando sulla televisione, ma anche la gestione di situazioni di pericolo. Il termine del progetto Sifison, un caso che stiamo considerando, per esempio quello lì di un bimbo piccolo che va ancora a gattoni e che gattonando arriva in cima alle scale e senza nessuna supervisione, immaginate il bimbo che poi rischia di cadere. Quindi riconoscere una situazione di pericolo e prendere le contromisure necessarie per evitare che si faccia male. Ecco, quindi qual è il paradigma verso cui ci stiamo spostando con le smart home? Stiamo passando da circuiterie dedicate per fare tutte queste operazioni, dove hai delle regole fisse e stabili, a un paradigma dove tutte le funzionalità che puoi avere dentro casa le puoi programmare semplicemente con delle righe di codice, come dei programmi, come fossero tutto, a tutti gli effetti delle applicazioni. Questo ti permette di avere una esperienza totalmente personalizzata. Una volta che tu hai i dispositivi da cui prendere i dati e i dispositivi da utilizzare per fare una determinata azione, gli attuatori, se puoi immaginarti la logica nel mezzo, con i dispositivi che abbiamo oggi, questi dispositivi smart, è abbastanza semplice scriverci un programma che ci risolve queste problematiche in maniera totalmente automatizzata. Ecco, vedete, qui c'è proprio un esempio, questo l'ho tirato fuori da un mio articolo di ricerca del 2017, dove vediamo un'applicazione abbastanza semplice di smart home, ed è proprio il caso quello lì del risparmio energetico. Questi sono i dispositivi che abbiamo a disposizione come sensori e come attuatori. Abbiamo un dispositivo di condizionamento smart, quindi un condizionatore che si attiva non necessariamente tramite telecomando, ma in maniera programmatica. Una smart camera, che chiaramente verrà utilizzata per scopi di videosorveglianza, però in questo caso vedremo avrà un altro utilizzo. Sensore di presenza, che vedete essere collegato al sistema di allarme, al sistema antintrusione di casa, che a sua volta è collegato anche al sensore di apertura della finestra, quello che nel momento in cui la finestra viene aperta quando non c'è nessuno in casa fa scattare l'allarme. Qual è l'applicazione che vogliamo sviluppare qui dentro? Qui stiamo sviluppando un'applicazione in cui vogliamo dire che il condizionatore non deve raffreddare la stanza se non c'è nessuno all'interno della stanza o la finestra della stanza è aperta. Ok? Come faccio a vedere queste cose? Se la persona c'è o non c'è, vedete, io ho già due dispositivi. Ho la smart camera e ho il sensore di presenza che mi dice se la persona c'è in casa, se c'è all'interno della stanza. L'apertura e la chiusura della finestra mi viene gestita da cosa? Abbiamo detto dal sistema d'allarme.
allarme con il controllore di apertura della finestra. Sulla base di questo decideremo se accendere o meno il condizionatore. Poi chiaramente ci sarà anche un controllo di temperatura. Ma su cosa voglio riportare la vostra attenzione? Sul fatto che noi stiamo utilizzando per una funzione smart, cioè controllare se il risparmio energetico all'interno della casa tramite accensione e spegnimento del condizionatore, usando dei dispositivi che quando sono stati installati avevano un altro scopo principale. Cioè la smart camera non è lì per controllare se devo risparmiare energia perché non c'è nessuno dentro la stanza. La camera è lì per fare un lavoro di videosorveglianza. Lo stesso vale per il sensore di presenza e il sensore della finestra. Nativo è arrivato come sistema di allarme. Però noi, utilizzando in maniera furba questi dati, possiamo fornire altre applicazioni, altri servizi aggiuntivi. Questo è esattamente il paradigma della smart home di nuova generazione. Come facciamo a realizzare queste funzionalità? Vi ho già fatto un piccolo anticipo, vi ho parlato di righe di codice. In maniera più pratica si fa portando il modello che già abbiamo visto sugli smartphone e sui tablet e parzialmente anche i computer ormai vanno ad app, non ad eseguibili. L'idea è installare delle app all'interno dei dispositivi smart che abbiamo dentro casa. Queste app, esattamente come succede per smartphone e tablet, da chi vengono sviluppate? Non necessariamente da chi mi ha fornito il dispositivo. Torniamo ad esempio precedente, no? Se qualcuno, se il fornitore del sistema di allarme mi fornisce un'applicazione, il fornitore del sistema di allarme non ci penserà mai a farmi un'applicazione che dice controlliamo l'energia. No, sarà qualcun altro, potrebbe essere chi lavora nel campo dei condizionatori smart o un altro sviluppatore di terze parti, che mi va a sviluppare un servizio dove, prendendo questi dati, mi dà una funzionalità in più. Quindi si tratta proprio di applicazioni che possiamo installare all'interno di questi nuovi dispositivi che contengono tutto il codice per gestire in maniera smart la nostra casa. Quali problematiche ci porta questo? Soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Ora torniamo per un secondo nel mondo della security, che abbiamo visto che abbiamo parlato tanto di funzionalità. Il problema è proprio quello che gli sviluppatori sono sviluppatori di terze parti. E così come sul market, su Google Play o su App Store, io non so chi è lo sviluppatore che mi sta fornendo l'applicazione, potenzialmente può essere chiunque. La stessa problematica l'abbiamo anche all'interno dei nostri dispositivi smart. Noi abbiamo l'applicazione dirà io farò questo comportamento che è utile per la casa, è utile per l'utente, però è un'applicazione, una scatola nera, è qualcosa che mi arriva all'interno del mio dispositivo e io, se la voglio utilizzare, sostanzialmente mi dovrò fidare di questa applicazione. Quindi ci sono delle assunzioni dal punto di vista della fiducia che non sono assolutamente scontate. Quali sono i problemi principali? Due. Possibile presenza di vulnerabilità e debolezze. E attenzione, stiamo parlando di dispositivi nuovi che già di loro potrebbero avere tutta una serie di vulnerabilità. Infatti, cercate un pochino su internet, Smart Home Security Attack, vi uscirà una valanga di attacchi che hanno fatto contro le smart lock all'interno della casa per dimostrare che non sono sicure, hacking che hanno fatto alle telecamere e così via, come sfruttando delle vulnerabilità proprio del codice di questi dispositivi. A questi dispositivi stiamo aggiungendo dell'altro codice esterno, che, dirla tutta, non è che dall'esterno io sviluppatore ho modo di sapere che questa applicazione girerà sulla smart camera della marca di Link e di quel modello specifico. No, io saprò soltanto che girerà probabilmente su un dispositivo che mi dà le funzionalità di una telecamera.
potrebbe esserci fumo e non ti dico niente all'interno della casa, al ti chiedo un riscatto per entrare dentro casa tua. Questo attacco, tra parentesi, è stato già fatto però sulle macchine. Il ransomware che ti chiudeva la portiera della macchina e poi dice: se vuoi utilizzare la tua macchina, paga. Se ci pensiamo un pochino di più, alla fine è esattamente quello che fanno le applicazioni di cashing, però. No, prima, quando si faceva un attacco, si andava a cercare la vulnerabilità, a capire cosa potevo andare a sfruttare all'interno di un sistema, inventarmi strani collegamenti che mettono in mezzo social engineering, esplorare i sistemi operativi, esplorare le applicazioni, per alla fine dire: ho fatto l'attacco. I malware nuovi che ho iniziato a vedere sui smartphone e che vediamo e vedremo sempre di più all'interno di questi sistemi cyber fisici sono dei malware che sfruttano funzionalità legittime dei dispositivi. Cioè, una serratura, è ovvio che l'obiettivo è chiudere la porta e far entrare le persone soltanto quando autorizzate. È la sua funzionalità. Io cambio la semantica di quell'azione, decidendo chi è la persona autorizzata. Io sono riuscito a fare un attacco sfruttando niente di più che le funzionalità di quel dispositivo, cioè utilizzare esattamente le funzionalità per cui quel dispositivo era stato pensato. Su Android lo abbiamo visto con gli SMS, cioè porca miseria, un telefono è normale e uno dei suoi obiettivi è quello di inviare gli SMS. Quando è che io l'attacco? Quando l'SMS, invece che mandarlo io personalmente, me ne vengono mandati 500 a numeri a pagamento con l'obiettivo di svuotarmi la SIM card. Quindi, esattamente quello che io dico a tutti gli studenti del Master in Cyber Security: state attenti, sta cambiando il modo di pensare. E l'altra brutta notizia è che questo modo di fare semplifica tantissimo la vita all'attaccante, perché un malware che fa una cosa del genere sono 3 righe di codice, 3 righe, niente di complesso, niente di assurdo da fare, però può portare danni molto molto grossi. E qui che siamo all'interno della smart home, i danni sono sempre peggio. Qui c'è un altro esempio dove si vede come un utente totalmente ignaro ha la sua webcam dentro casa hackerata con lo streaming che andava direttamente su internet e chiunque poteva vedere cosa stava succedendo dentro casa. Di nuovo, perché io ho la telecamera connessa? Ho la telecamera connessa perché io con il mio telefono da lavoro voglio vedere che sta succedendo dentro casa mia. Cambi la semantica da essere tu che puoi vedere chiunque su internet, viene fatto uno streaming su un server pubblico, abbiamo violato la privacy dell'utente. Oh, ed è proprio qui che volevo arrivare, alla privacy. La privacy, attenzione, all'interno delle smart home, come ormai in tutti, nella maggior parte dei sistemi, è a grande rischio. E non solo da questi signori qui che abbiamo visto che potrebbero cercare di portarci attacco, ma anche da chi ci sta fornendo i servizi. E questa è una cosa a cui dovremmo stare molto attenti, perché vale anche per le smart home di vecchia generazione. L'esempio di Alexa, Google Home o chiunque sia. Avete mai provato a dare un comando ad Alexa o Google Home quando non... Tu hai fatto benissimo, Marco, su te non avevo dubbi. Ma non so se avete mai provato a dare un comando quando non c'è la connessione internet. Che succede? Niente, cioè, vi risponde malissimo il sistema. Google Home Assistant fa delle cose fantastiche, perché quando perde la connessione perde anche la traduzione, quindi io gli parlo in italiano e mi risponde in inglese: sorry, the internet connection is unstable at the moment. Ok, io gli avevo chiesto di fare una chiamata e mi arriva questa risposta: devo rimandare il comando 3 volte, avrei fatto molto prima a prendere il telefono in mano e fare la telefonata. Perché succede questo? Succede questo perché il mio comando vocale non viene
valutato e compreso all'interno del mio dispositivo, sia l'Amazon Dot, sia il telefono Android, il telefono con Siri e così via. Il comando va in rete, quindi proprio il file audio della voce viene preso, viene mandato fuori dal vostro dispositivo, arriva su un server situato chissà dove, su questo server viene analizzato, viene fatta l'estrazione delle parole chiave e da lì capisce che cosa volete fare. Questo comando viene trasformato in un'azione, l'azione viene rimandata indietro di nuovo tramite internet, ritorna all'interno del vostro dispositivo smart e finalmente avrete il comportamento che vi aspettavate. Guardate che giro. Ora, punto 1. Ecco il problema della dipendenza da internet. Se non senza internet il servizio non funziona. E già questo non dovremmo essere contenti. Punto 2. I dati quando vanno su questo server, secondo voi, il signore che sta da questa parte, che paga per gestire il server e che invece vi offre un servizio totalmente gratuito, che ci farà con quei dati? Per il suo buon cuore li prende e li cancella? E ovviamente la risposta è no. Anzi, tutti questi dati, se provate da Amazon, almeno vi do questo diritto, in qualsiasi momento potete andare a vedere tutti i vostri dati che si trovano memorizzati sui server, compresi tutti i comandi di Alexa. Vi assicuro, è veramente spaventoso il file audio. Trovi il file audio, cioè mi chiedi, loro ti mandano con il loro tempo, in genere ci vogliono circa 24 ore, ti arrivano tutti i file WAV di tutto quello che avete detto e che il vostro dispositivo ha ascoltato. Proprio tutto, intonazione, voce, se c'erano altre voci in sottofondo. Devono darti. Certo, quello per forza, per legge li devono dare, però... Questi dati qui, sì, almeno ho il conforto, li posso riprendere, ma però sono lì. Non puoi cancellarli. Sono sul loro server. Dimmi. Quindi il cliente non dovrebbe ascoltare se tu non dici la parola chiave, quindi Alexa, però ad esempio mi è successo che parlavo e lei è intervenuta, lei, senza essere stata in alcun modo nominata. Guardate che era un momento spaventoso sentirla che rispondeva a domande non poste a lei. Però mi chiedevo, quindi c'è quelle conversazioni che non sono, come dire, a cui non si dà l'ok ad Alexa da intervenire, possono essere registrate, certo. Vengono registrate? Completamente. C'è una soluzione comunque. No, c'è un bottone su Alexa che voi lo premete e disattiva i microfoni del dispositivo. Però non ti ascolta qualora tu le chiedi poi. La funzionalità sua primaria non viene. A volte potrebbe nel tuo discorso capire che hai detto Alexa quando non è vero. Quindi nel momento il motivo per cui è intervenuta che si è capito. A me capita spesso con Siri che parlo e magari lei capisce che ho detto ai Siri un discorso che non c'entrava nulla e quindi si mette a parlare. La regola è che non dovrebbe intervenire se non viene nominato, no, ma potrebbe malinterpretare, quindi quel pezzetto di discorso è andato su. Perché ovviamente il problema è che comunque sia, proprio per poter ascoltare la parola chiave, lei è sempre in ascolto. Quello che nessuno, c'è molti che non sono, appunto, ignorano bene come funzionino questi dispositivi. L'identificazione, se ci siamo della parola chiave, avviene localmente o su server? L'identificazione proprio della keyword Alexa, quella interviene localmente, perché quello lì è il comando che poi manda il dato fuori. Però la paura, cioè, diceva Anita, non è così stampa, perché cioè, quello che succede è vero, lei ascolta la parola chiave Alexa poi per interpretare un comando, però il codice che c'è dietro noi non lo sappiamo e non sappiamo se alla voce devo comprare, lui c'ha un'altra keyword che semplicemente vuol dire queste sono informazioni che ci possono interessare, mandiamole sul server in giro, poi magari le possiamo anche riprendere, però nel frattempo noi stiamo andando tutto, questo non è normale, cioè che sta a fare qui è sempre in ascolto, prova a parlare di un nuovo argomento, vai ad aprire Google 2 minuti dopo
e ti torna esattamente. È un po' una magia, però in realtà è. Sì, cioè, è la magia del web 2.0, che è del fatto che sostanzialmente quello che voi dite e i comandi che date sono soldi. Sono soldi per chi vi sta fornendo il servizio, perché sulla base di quello possono capire quelle che sono le vostre preferenze e inconsapevolmente spingervi a comprare qualcosa di cui magari non avete veramente bisogno. Quello è l'obiettivo fondamentale e se volete che fa anche parte del servizio. Poi quando partiamo e diciamo che questi dati dovrebbero in teoria anche essere venduti a terze parti, o per una transizione vera o semplicemente perché ups ci hanno attaccato i server e ci hanno ricavato tutte le informazioni, nel frattempo chi subisce il danno sempre noi siamo. Ok, altra problematica che abbiamo sempre all'interno delle smart home, stiamo parlando di veramente di un mondo che e siamo sul bordo della conoscenza, quindi stanno venendo sviluppate applicazioni e servizi veramente mentre parliamo. E questo però cosa porta? Che la fretta di avere il servizio per prima dell'altro porta a una totale mancanza di standard. Mi ha saltato un attimo, perfetto. In particolare, al momento non ci sono point of sale unificati, cioè degli aggregatori di applicazioni e di servizi dove che sappiamo essere fidati, andiamo lì e troviamo l'applicazione. Meno male per chi ha iOS, io vado sull'App Store, a meno di cose strane, io 99,9% so che l'applicazione che vado a scaricare non dovrebbe friggermi il cellulare. E quando manca questa cosa qui, chi giocava come me all'inizio nel mondo dei market Android sotto marca trovava di tutto di più di quello che potevi andare a scaricare e installare, tra cui applicazioni che dall'altra parte erano il piccolo regalino Trojan nascosto all'interno dell'applicazione. Oltre a questo, ricordiamoci che qui comunque stiamo parlando sempre di interazione con il mondo fisico. E quando ci troviamo con tanti dispositivi provenienti da produttori diversi, con standard diversi, abbiamo diversi standard di comunicazione e diversi protocolli che in qualche modo vanno messi insieme. Questo è ulteriore effort dal punto di vista di chi deve sviluppare, altro effort può portare ad ulteriori errori, ulteriori vulnerabilità. Non a caso un po' di anni che comunque si stanno tentando di fare vari tentativi di standardizzazione. Qui vedete un po' di luoghi dei più famosi, alcuni fortemente dedicati alla smart home, tipo OpenHub che vedete qui, Home Assistant che vedete da questa parte, altri più generici come IFTTT e come Web of Things. Stiamo parlando di standard che veramente stanno venendo scritti mentre ne parliamo e nel progetto Sifisom stiamo partecipando anche alla scrittura di alcuni di questi standard, per dirvi. Sembrerebbe che un primo grosso passo sta venendo fatto da Matter, che invece è un consorzio legato a Google, Amazon, Apple e altri grandi player che a un certo punto hanno detto no, abbiamo bisogno effettivamente di uno standard. Bisogna far parte di una community, bisogna essere parte del Zigbee Working Group per accedere a questo standard, però adesso pare stiamo iniziando ad uscire i primi dispositivi compatibili con questo standard. Ricapitolando, abbiamo delle mine ambulanti che sono le nostre case, dove possiamo avere casa allagata, mandare a fuoco quello che abbiamo sui fornelli e di conseguenza tutto quello che c'è intorno. Possiamo prendere i dati che sono relativi
agli utenti abbiamo tantissimi punti d'accesso, diciamo gli attaccanti hanno una superficie d'attacco veramente veramente ampia. Che cosa manca all'attaccante? La motivation. Cioè, perché io come attaccante dovrei voler attaccare una smart home? Che cosa ne guadagno? Posso fare tante cose. Il primo utilizzo, se lo vedete un po' naif, è quello lì dove io entro all'interno della smart home via software per poterci poi entrare fisicamente. Là non ha più bisogno di forzare la serratura nel momento in cui riesce a fare un hacking di un sistema che poi controlla la serratura della vostra porta di casa. E indovinate un po', non scatta neanche l'allarme. E siamo all'interno della casa. La casa è, penso, considerata da tutti il nostro ambiente più privato. Quindi è probabilmente un po' la fabbrica dei nostri dati più sensibili. E per il discorso che facevamo prima, i dati sono soldi. Quindi c'è tanta motivazione per fare attacchi di questo tipo. Last but not least, c'è lo smart working. Quindi che c'entra lo smart working adesso? E lo smart working cosa ha fatto? Abbiamo tante persone che lavorano per la loro azienda, su software della loro azienda, da casa. Questo cosa vuol dire? Che io posso utilizzare la smart home poco protetta come punto d'accesso per lanciare un attacco a un'azienda, magari un'azienda concorrente. Altro elemento, quello che viene chiamato reputation tampering, cioè rovinare la reputazione di un produttore di servizi o di un produttore di un dispositivo. Nel momento in cui il mio frigorifero Samsung costato 3.800 euro viene attaccato e mi scongela tutto quello che ho nel congelatore, io ci penserò due volte prima di comprare Samsung, credo, giusto? Quindi se il nemico della Samsung volesse rovinare la reputazione, direttamente o indirettamente potrebbe pagare qualcuno per lanciare un attacco esattamente con questo obiettivo. Tipi di attacchi già esistenti all'interno delle smart home: principalmente denial of service, quindi bloccare la funzionalità di un dispositivo, può essere fatto a livello di rete, può essere fatto a livello di applicazione. Botnet, cioè io entro all'interno di un dispositivo e poi cerco di utilizzare questo dispositivo per lanciare un attacco più imponente a comando quando ne ho bisogno. Spyware, prendere informazioni private dell'utente. Ransomware, l'abbiamo già sviscerato abbastanza. Soluzione. Questo è un post abbastanza vecchio, dove si dice: io lavoro in informatica e per questo motivo a casa ho soltanto serrature meccaniche, finestre meccaniche, router con il sistema operativo più basilare che ci si possa mettere con WRT, niente smart home, niente Alexa, Google Assistant, niente con il termostato di internet, è tutto. Internet con questi sono tutta una serie di commenti che, per carità, possono essere veri. A casa dove sto appoggiando adesso è esattamente così, cioè veramente meccanica, qualsiasi cosa. La pistola non ce l'abbiamo per la stampante, ce l'abbiamo per il termostato, che se dovesse far partire qualcosa a caso gli si spara senza problemi. Nello specifico non è una pistola, è una spada lunga, però pensate anche per il controllo, per l'intrusion detection fisica, e il termostato ha la sfortuna di trovarsi vicino alla porta. Però, a parte questo, è un po' come chi fa la battuta di quando dici: c'è il telefono, lo smartphone può essere attaccato così, allora che faccio? Torno al Nokia 3310. Queste frasi sono esattamente quelle, cioè è chiaro che non torneremo mai al Nokia 3310, perché ormai questo qui è il nostro portale di accesso sul mondo. Quindi Nokia 3310 facevamo telefonate, sms, giocavamo a Snake,
eravamo felici. Eravamo felici. Sì, sì, però ripeto, voglio vedere a tornare al, a tornare all'epoca. Il problema è proprio quello lì, come quelli lì che fanno i post su Facebook. Eravamo così, eravamo felici. Ovviamente non ti rendi conto che senza la tecnologia non avresti neanche scritto questo post su Facebook. Se eri felice, che facciamo? Niente, bisogna iniziare a fare quello che si è fatto in tutti gli altri sistemi, cominciare a gestire la sicurezza e la privacy della smart home come parte del processo della produzione di dispositivi, del processo della produzione di software. Queste sono alcune direzioni che stiamo seguendo. Qui veramente, ripeto, siamo di nuovo sul bordo tra, tra la ricerca e ricerca applicata immediatamente, cioè sono tecnologie che proprio si va dal, da quando esce l'articolo di ricerca al, al mercato, veramente presi, considerati standard su altre tecnologie. Però sicuramente bisogna avere un forte controllo sul flusso dei dati, cioè capire i dati dove vanno, e soprattutto per se e perché il dato deve lasciare casa mia. Fare analisi dal punto di vista in maniera privacy preserving sorprenderà Amazon, ma puoi fare analisi utilissime, compreso capire cosa ti sta chiedendo l'utente e risolvere il comando senza avere accesso a nessuna informazione privata. L'abbiamo nel progetto CivisOM, l'abbiamo dimostrato ampiamente. Controllo degli accessi, quindi gestire i privilegi, sfruttare il principio del minimo privilegio sempre e sapere ogni risorsa da chi può essere acceduta e a quali condizioni. Eliminare il problema del single point of failure, ne abbiamo parlato prima. Ultimo punto, avere un sistema che in maniera automatica, proattiva, capisca se c'è qualcosa che non va. Sistema di intrusion detection. Altri principi che dovremmo seguire: cercare di memorizzare i dati localmente, non utilizzare cose distribuite, controllo di data flow, ne abbiamo già parlato, sfruttare l'anonimizzazione. Questo è come si evita il single point of failure, e se vedete questa qui è una versione un po' più estesa della figura che abbiamo visto prima, dove, come vedete, abbiamo tanti dispositivi, che qui chiamiamo dispositivi smart, connessi in maniera punto punto tra di loro in un'architettura che viene chiamata peer-to-peer. Quindi passiamo dal classico client-server, quindi server centrale, tanti client che fanno relazioni, ad avere invece un modello dove abbiamo tanti dispositivi con la loro intelligenza che parlano tra di loro e sono in grado di prendere decisioni in maniera totalmente autonoma. Si presenta in analisi, se ne abbiamo parlato. Quindi di accelerare un po' perché vedo che siamo già arrivati alle ore 6. Ecco, l'altro punto che volevo farvi vedere era quello lì dell'intrusion detection multilivello. Ecco, questa è una cosa molto interessante, perché l'intrusion detection standard, come viene fatta a livello di server security, in genere si basa sull'analizzare il codice o il binario delle applicazioni che o sul mio dispositivo. Quindi il general analysis ha un livello ben specifico, è quello di livello applicazione, oppure un'analisi fatta a livello di rete, cioè capire se ci sono flussi di pacchetti potenzialmente pericolosi. Uno degli aspetti di ricerca che stiamo sviluppando è quello lì dell'intrusion detection multilivello, che permette di identificare se ci sono dei comportamenti strani, inattesi all'interno del nostro ambiente, mettendo insieme tanti livelli, partendo da quello fisico. Attenzione, non si intende il livello dei bit, qui parlando di livello fisico, qui si intende proprio del mondo fisico, cioè quello lì che tocchiamo con mano, la presenza, l'assenza dell'utente, la temperatura all'interno di una stanza. Chiaro che se in una stanza ci abbiamo 10 gradi, nella stanza accanto ce ne abbiamo 32, o c'è un incendio in corso, o c'è qualcosa che non va. Ecco, l'idea è che mettendo insieme tutti questi livelli è possibile identificare tante problematiche che, andando a vedere i livelli a compartimenti stagni, che è la tecnica standard di sicurezza che si usa nella maggior parte dei sistemi, non andresti assolutamente a vedere.
DHT, scusa. La DHT, giusto, scusami, la DHT è la Distributed Hash Table, è l'implementazione del sistema peer-to-peer, cioè il protocollo a livello applicazione che sfruttano i nodi del sistema peer-to-peer per comunicare tra di loro. È uno dei livelli che consideriamo, perché se vedo che c'è tanta attività di rete, ma poi non viene corrisposta da attività all'interno di questo sistema di scambio distribuito di informazioni. Una specie di log cifrato, quello? Sì, un log, esattamente un log, un publish subscribe. Cioè un sistema dove quando qualcuno vuole fare un'azione dice io voglio aumentare la temperatura. Lo scrive lì, qualcuno, chi gestisce la temperatura lo va a prendere. Ed è distribuito? Quella, totalmente. Tutti hanno una copia di questo. C'è una, guarda, ti ritorno a questa immagine qui. Ciascuno di questi dispositivi, che chiamiamo smart device, gateway incluso, ha accesso alla DHT. Poi si può fare diverse implementazioni, poi viene replicazione totale, cioè ciascuno di questi dispositivi ha la tabella replicata aggiornata, oppure per motivi di ottimizzazione possono avere parti di questa DHT, però sempre replicate, in modo che la morte di un nodo non porti alla perdita di dati. Oh, e finalmente siamo arrivati, veramente due parole a questo punto, sul progetto SIFISOM. Che cos'è? È un progetto europeo che è al momento entrato nel suo terzo anno, dove un bel giorno insieme agli amici del Politecnico di Torino e tante altre realtà, tra cui F-Secure, Ericsson e Intel, abbiamo deciso, prendendo tutte queste problematiche di cui abbiamo parlato, andare dalla Commissione europea e dirgli: ma secondo voi sono rilevanti queste problematiche? La Commissione europea ha detto sì, ecco a voi 5 milioni di euro, lavorateci e vediamo di iniziare a proporre qualche soluzione. E a distanza di 2 anni e qualche mese, quello che abbiamo fatto è stato sviluppare questa architettura di alto livello che mette insieme esattamente tutti queste buone pratiche di sicurezza che abbiamo visto nelle slide precedenti, dove abbiamo quindi tanti dispositivi smart che comunicano tra di loro, parlano in maniera diretta, si scambiano dati in maniera sicura, dati cifrati, dove è sempre possibile verificare l'integrità e così via, fare analisi delle informazioni e fornire servizi all'utente rispettando appunto i principi di privacy aware analysis, assenza del single point of failure e controllo delle applicazioni che installiamo sul nostro sistema. Questo è un altro elemento fondamentale. Andando un pochino più nel dettaglio, quello che noi facciamo dentro il progetto SIFISOM è stato, a livello architetturale, dividere l'architettura di una smart home di nuova generazione in 2 insiemi di dispositivi. I dispositivi che chiamiamo smart device, che sono questi dispositivi connessi tra di loro in maniera punto punto con quell'architettura distribuita che abbiamo visto prima della DHT, e un'altra serie di dispositivi che invece, con somma fantasia, chiamavamo all'inizio del progetto Nozzo Smart Device, e che poi non è stato un nome che non è più cambiato e alla fine è diventata una sigla che è NSST. Nozzo Smart Device perché? Perché comunque sia sono dispositivi che ci vengono vendute come dispositivi smart, una smart light, ma non possiamo pretendere che una smart light sia altrettanto smart come una smart TV. Qui vedete alcuni esempi di smart device, quali sono gli elementi che li caratterizzano. Sono dei dispositivi che hanno una potenza computazionale abbastanza alta, e una smart TV. Qui c'è il famoso frigorifero che vi dicevo prima con lo schermo touch e la connettività internet. Questo qui è la smart stove con Android installato. E l'altro elemento fondamentale di uno smart device è la possibilità di personalizzarlo tramite l'installazione di applicazioni di terze parti. Quindi se io su una Smart TV posso installare applicazioni, stessa cosa sullo Smart Fridge, così via. Quindi quando ho un livello di controllo tale, io parlo di dispositivo smart, quindi sono quei dispositivi su cui possiamo installare i servizi, le app che abbiamo visto prima. Dall'altra parte
dispositivi not so smart, sono dispositivi che sicuramente devono avere delle interfacce di rete con cui poter comunicare. Hanno in genere una potenza computazionale molto più limitata, spesso non si basa solo su processori general purpose, e proprio per questo motivo, per poter fare delle modifiche, è necessario fare il cambiamento del firmware. Quindi non sono delle modifiche che posso farci una volta all'ora, sono delle modifiche che magari farò una volta ogni mese. Dispositivi smart, ma che hanno delle funzionalità ben precise. I dispositivi, questi non nostro smart, all'interno della nostra architettura, vengono considerati delle specie di periferiche di dispositivi smart. Forniscono dati o svolgono compiti sotto il completo controllo del dispositivo smart. Ok, qui doveva esserci un'animazione, ma mi pare che è saltato tutto, ma non fa niente. Non c'è. In pratica, il concetto di questa slide qui sono gli elementi che andiamo a gestire della sicurezza della smart home. Allora, abbiamo detto, sicuramente c'è questa idea degli smart device. Ora, gli smart device possono essere dispositivi interni oppure possono essere punti di accesso alla casa. Abbiamo definito dal punto di vista logico il concetto di cyber perimetro, che è questo ottagono arancione. Che cos'è il cyber perimetro? È l'equivalente delle mura della nostra casa dal punto di vista cyber. Cioè, distinguiamo quindi tra i dati che rimangono all'interno di casa nostra e i dati che invece per qualche motivo devono essere mandati fuori. Perché comunque sia, ripeto, non vogliamo tornare al Medioevo, cioè sappiamo che c'è la necessità a volte di mandare dati fuori. Se io mando dati fuori posso aggregare dati, quindi posso avere risultati più accurati. Quindi mi piace poter fare affidamento su un servizio cloud o su un server esterno che mi gestisce per esempio dei backup. L'idea è che per mandare questi dati fuori, cioè se è dentro casa io posso avere i dati, posso mandarli praticamente in chiaro, o quantomeno io so che al dispositivo a cui l'invio, se è all'interno della mia stessa casa, non devo avere grosse problematiche di privacy, perché tanto il dato rimane lì. Sui dispositivi di bordo, che invece possono mandare quei dati all'esterno, devo essere più attento. E quindi magari anonimizzare il dato, ecco perché io mi qui col punto interrogativo, prima di mandarlo all'esterno. Che vuol dire anonimizzare un dato? Vuol dire prendere un'informazione e eliminarci tutti quegli elementi che sono privacy sensitive, che sono per esempio utili per identificare in maniera univoca la persona. E a quel punto li mandiamo all'esterno, si tratta ancora di dati buoni con cui è possibile fornire un servizio all'utente. Non è possibile profilarlo, ma questo è esattamente quello che vogliamo nel momento in cui applichiamo una politica di privacy. Ma il servizio mi verrà comunque fornito. Nel progetto Sifis Home quindi sviluppiamo due grossi blocchi: da una parte un'architettura software che abbiamo chiamato la Sifis Home Framework, dall'altra parte un insieme di tool pensati per sviluppatori di terze parti, per guidarli nello sviluppo di applicazioni che rispettino determinati standard di qualità